Buonasera a tutti, benvenuti nello studio del telegiornale. Subito in apertura a Bruxelles perché ci sono importanti passi in avanti rispetto all'inchiesta sull'attacco nella capitale belga. Intanto è stato identificato il terrorista arrestato ieri, ma soprattutto è stato identificato e arrestato anche il terzo uomo dell'aeroporto, quello con il cappello nero in testa che camminava dentro l'aeroporto appunto vicino ai due kamikaze. Sentiamo subito la nostra inviata a Bruxelles. Due nuovi nomi sono entrati nell'inchiesta, sono nomi importanti. Il primo è quello di Faisal Shefu, sarebbe lui l'uomo col cappello che trasportava un borsone all'aeroporto con Ibrahim El Bakrawi e Najim Lashrawi. C'è molto da capire su di lui, a cominciare dal perché non sia saltato in aria col suo bagaglio, che a detta degli inquirenti era il più pericoloso e avrebbe reso ancora più drammatico il bilancio delle vittime. Shefu è stato riconosciuto dal tassista che portò i tre terroristi a Zaventem. È un giornalista freelance, ha realizzato qualche servizio mandato online su presunti maltrattamenti inflitti ai musulmani nelle carceri. È stato arrestato giovedì notte. Era con altri due uomini in una macchina posteggiata davanti alla Procura Generale. L'altro nome è quello di Abderrahmane Amerud, ferito e arrestato ieri a Scarbec. È algerino, ha una condanna a 7 anni per aver partecipato all'organizzazione dell'attentato a Massoud, l'eroe della resistenza antitalebana, ucciso il 9 settembre 2001 in Afghanistan. Amerud sarebbe legato alla parte francese della cellula, quel criquet arrestato in Francia 2 notti fa. Intanto, le falle del sistema di sicurezza appaiono sempre più evidenti. Basti pensare che il giorno degli attacchi è andato in tilt Astrid, il sistema di comunicazione usato da forze dell'ordine di soccorso, che hanno dovuto far ricorso a WhatsApp. Ed è finito sotto inchiesta anche l'ufficiale di collegamento belga a Istanbul, che ritardò o omise l'invio dell'informativa sull'arresto e l'espulsione di Ibrahim El Bakrawi dalla Turchia. E ora in qualche modo l'inchiesta coinvolge anche l'Italia, perché in provincia di Salerno è stato arrestato un algerino, Jamal Wali, questo il nome, lo vedete anche nelle immagini dell'operazione appunto in provincia di Salerno. Nei suoi confronti le autorità belghe avevano emesso un mandato di arresto europeo e accusato questo algerino di falsificare documenti per i terroristi, documenti che sarebbero stati utilizzati anche da alcuni dei personaggi coinvolti negli attacchi a Parigi e a Bruxelles, in particolare Najim Lakrawi, Mohamed Belkaid e lo stesso Abdeslam Salah. Questa dunque è la notizia che è arrivata in serata. Ma a proposito d'Italia, il livello di allerta è ai massimi livelli, perché oltretutto durante le feste di Pasqua le città, soprattutto le città d'arte, sono prese d'assalto dai turisti. Vediamo. Misure di sicurezza potenziate in tutta Italia dopo gli attentati di Bruxelles, soprattutto nelle città d'arte invase dai turisti in questo ponte pasquale. Sorvegliati a vista dalle forze dell'ordine in luoghi simbolo della cristianità, una presenza visibile e rassicurante quella dei militari e degli agenti di polizia e carabinieri, con i reparti speciali dell'antiterrorismo pronti ad intervenire con elicotteri, sommozzatori, cani antiesplosivi. A Venezia i controlli dal metal detector fanno formare file lunghissime per entrare nei musei. In città la sicurezza è stata potenziata anche per le celebrazioni dei 500 anni dalla nascita del primo ghetto mondiale. Firenze, altra città sorvegliata speciale, con il centro storico preso d'assalto dai visitatori sotto lo sguardo attento di polizia ed esercito. Un dispiegamento di uomini che si muovono anche in borghese. Posti di blocco e controlli agli automobilisti da parte dei corpi speciali dell'antiterrorismo anche a Roma in questa giornata di veglia pasquale. Non ci sono minacce concrete e specifiche, aveva fatto sapere il Viminale nei giorni scorsi, ma i rischi per il nostro paese restano comunque elevati. Dunque l'avete sentito, misure straordinarie anche a Roma, dove questa sera a San Pietro il Papa ha celebrato proprio la veglia pasquale. Sentiamo cosa ha detto. Senza cedere alla tristezza e all'oscurità, ha dato spazio alla voce della speranza. La speranza al centro della missione cristiana. Il mondo ne ha tanto bisogno e la Chiesa deve fare il possibile per suscitarla e diffonderla. Nella notte di veglia pasquale in San Pietro, Papa Francesco individua nel concetto di speranza il significato stesso della Pasqua. Dopo aver incentrato nella Via Crucis al Colosseo la preghiera del Venerdì Santo sui drammi e le ingiustizie del mondo, sulle vittime del terrorismo fondamentalista e sui profughi che trovano porte chiuse o annegano in mare, il Pontefice adesso sprona i fedeli
fedeli verso la speranza, che non è ottimismo e nemmeno un atteggiamento psicologico o un buon invito a farsi coraggio. La speranza cristiana è un dono che Dio ci fa se usciamo da noi stessi e ci apriamo a Lui. Questa è la prima pietra da far rotolare via questa notte, dice Papa Bergoglio, la mancanza di speranza che ci chiude in noi stessi. Occorre liberarsi da questa terribile trappola, dall'essere cristiani senza speranza, che vivono come se il Signore non fosse risorto e il centro della vita fossero i nostri problemi. Ed ora c'è attesa per il messaggio che tra poche ore, domenica di Pasqua, il Papa lancerà Urbi et Orbi dalla loggia di San Pietro e in cui con ogni probabilità tornerà sulle tragedie attuali. E siamo all'omicidio di Giulio Regeni, perché piovono smentite sia in Italia sia in Egitto dopo che le autorità hanno fornito, hanno rilanciato la pista della criminalità comune. È intervenuto anche il premier Matteo Renzi, che ha detto sostanzialmente: noi non ci accontenteremo di verità di comodo. Versioni di comodo che si sgretolano, un nuovo monito da parte di Renzi. Non ci fermeremo che davanti alla verità, ha detto oggi il Presidente del Consiglio a poche ore dalle nuove ricostruzioni sulla morte di Giulio Regeni, che arrivano dal Cairo e che presentano sempre nuove crepe, incongruenze, stranezze che sanno di depistaggi, e per cui ora nuovamente la Procura di Roma, che incontrerà i colleghi egiziani nella capitale il prossimo 5 aprile, chiede chiarimenti. La versione della banda specializzata in rapimenti uccisi alcuni giorni fa dagli agenti egiziani non convince, così come non tornano alcuni particolari smentiti anche dalla moglie del capo della gang sgominata, interrogata in carcere perché accusata di aver nascosto un crimine per possesso di materiale rubato. Nella foto con i documenti di Regeni sono presenti anche uno zaino, degli occhiali e dell'hashish. Nessuno dei tre oggetti apparteneva al ricercatore italiano. La donna ha detto che la borsa era stata portata nella sua abitazione solo un giorno prima del blitz della polizia egiziana, ma due mesi dalla morte di Regeni. C'è poi la questione del banco del giovane italiano con la banda, che l'avrebbe avuto da almeno 60 giorni, ma dal conto di Regeni nessun prelievo è stato effettuato. Ed è ripresa oggi la corsa, la maratona delle primarie negli Stati Uniti. C'erano i caucus dei democratici in tre stati. Ebbene, Bernie Sanders ha vinto largamente in Alaska e anche nello stato di Washington, sulla costa ovest, dove si aggiudica la maggior parte dei 101 delegati in palio. Attesi più tardi invece i risultati nelle isole Hawaii. I delegati nelle primarie del Partito Democratico vengono assegnati in modo proporzionale. Dunque Hillary Clinton, pur uscendo sconfitta quest'oggi, mantiene comunque un netto vantaggio sul senatore del Vermont, che ha festeggiato. C'è ancora un sentiero di vittoria, ha detto, vinciamo con il voto dei giovani. Prima di questa giornata, lo ricordiamo, l'ex First Lady, che vedete nelle immagini, aveva 1711 delegati. Sanders invece era fermo a 952. Prima di chiudere vi ricordo che tra esattamente un'ora, cioè alle 2, le lancette dell'orologio vanno messe un'ora in avanti, dunque torna l'ora legale, più luce, dormiremo però questa notte un'ora in meno. Ed era anche l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione, la prossima lo sapete domani mattina alle 7:30. Grazie a tutti per l'attenzione, buonanotte.